Amico, sai cos'è questo qui? È il test del venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Abbiamo con noi due pittrici, Giovanna Cesarano e Sara Cirinei. Poi abbiamo Massimo Rollino, che è ormai un ospite fisso di Sesto TV. Futuro presidente di Sesto TV. Ah, non ho presentato la squadra di Sesto TV. Accanto a me c'è il regista Sergio Campostrini, alla telecamera Bob Finelli, e poi tra gli ospiti c'è anche il regista Marco D'Affra, che è una sorta di uomo sandwich, con il suo film che verrà proiettato qui al Cinema Grotta nei prossimi giorni. Eccolo là con la locandina del film. Qual è il film, Marco? Uscia e Bottega. Ecco, dopo ne parliamo più dettagliatamente. Allora, io partirei proprio dalle nostre due pittrici, da Giovanna e Sara. Se si vogliono introdurre, ci dite un po' chi siete, poi andiamo a parlare della mostra che ci sarà oggi. Niente, noi dipingiamo per passione e ci siamo conosciute, diciamo, tramite la pittura, e tramite Liberarte siamo riuscite a fare questa mostra. E io dipingo ormai da tantissimi anni e niente, quando ci capita di fare appunto queste mostre, insomma, ci fa piacere farci, diciamo, conoscere meglio dal pubblico, ecco. Tra l'altro la mostra appunto ci sarà oggi alle 6:30, quindi alle 6:30 c'è l'inaugurazione, sì, quindi praticamente dopo la fine della trasmissione. Sì. Esatto. Tocca a me. Io sono Giovanna Cesarano, non sono di Sesto, vengo dalla provincia di Napoli, e anche per me la pittura è una passione, in special modo l'acquerello, dove mi esprimo abbastanza bene. Sono un'autodidatta. Non ho frequentato scuole di artistiche, però collaboro con un atelier di Firenze, lo studio Arpia, dove ho appreso appunto un po' di tecniche. Chiedo un po' a tutte e due com'è nata la passione per l'arte. Intanto mandiamo un po' in onda le immagini dei quadri che ha fatto Bob Finelli. Prego. Come è nata la passione? La passione c'è sempre stata fin da bambini, però ovviamente mancava forse un po' la tecnica, e questa è venuta dopo, in effetti. L'acquerello è abbastanza delicato, per cui si addice di più al nostro carattere dolce, insomma. Ecco, intanto stiamo vedendo le immagini dei quadri che esporrete più tardi. Non avete mai pensato di frequentare una scuola per migliorarvi? Allora, la scuola che abbiamo frequentato appunto ci ha dato la possibilità di migliorare la tecnica sia sull'acquerello che sull'olio, appunto questo studio Arpia. E l'abbiamo frequentato da adulte, quindi insomma ci ha dato la possibilità di approfondire forse meglio questa tecnica. E io da ragazza ho frequentato una scuola di disegno, ma come disegnatrice di moda, però poi ho raggiunto appunto questa esperienza solo da adulta, quindi. Io a proposito di arte, sono arrivate due ospiti fissi, abbastanza fissi. Del TED del venerdì, prego, ci sono. Silvia, prego, entrate. Sono Silvia Scuffiabati. E Luca Bolognese, in arte Mr. Gaut. Poi a proposito di arte ne parleremo anche con Luca, con i suoi bastoni.
c'è un po' di traffico in trasmissione, vedo. Luca, oggi abbiamo sì, sì, sta arrivando. Abbiamo due artisti come te, però loro sono per gli acquarelli, te no. Come la vedi questa? Decisamente no. Decisamente no. Non so pure questo. Almeno momentaneamente. Però ci potrebbe essere un futuro. Ci potrebbe essere un futuro acquarellista. Ma ti piace questo tipo di tecnica? Acquarello. Sì, mi piace molto, ma non mi riesce. No, vabbè. Non mi riesce, per cui non. Mi piace l'acquarello, se fatto bene è formidabile. Torno da Giovanna e Sara. Perché proprio questo tipo di tecnica che avete detto rispecchia un po' la vostra personalità? Personalmente, perché l'acquarello l'ho sempre visto come una tecnica molto delicata e quindi è più vicina al mio carattere, al mio modo di vedere i colori e di sentire anche la natura. Io ho fatto su, quando ho visto per la prima volta i vostri quadri, ho fatto subito caso che sono tutti a tema floreale. Perché? Ma è un caso, questa cosa. Ah, è un caso. È un caso, sì. No, abbiamo cercato di dare un tema alla mostra e quindi abbiamo deciso di buttarci, diciamo, un po' di più sui fiori, ma solo per dare un tema alla mostra. Gli altri ospiti hanno delle opinioni a riguardo su questo tipo? Una bella mostra, sono una mostra di acquerelli che fatta nel centro di Sesto, è un tassello ulteriore alla cultura se stessa, diciamo. E queste mostre organizzate dall'associazione culturale, come in questo caso Comune Liberarte, che è un'importante associazione culturale di Sesto, contribuiscono ad arricchire la nostra città con persone che hanno l'amore per l'arte, l'amore per la cultura, come queste pittrici accanto alla mia destra, e credo sia un bel esempio di arricchimento culturale, persone che fanno altre professioni ma amano il disegno, amano la pittura e espongono, si mettono in gioco esponendosi con questa bella mostra. È un modo per contribuire a arricchire la città, credo sia un bel esempio di volontariato culturale, ecco. Mi sembra che oltretutto che gli acquerelli che sono intorno a noi siano di valore, di spessore, ecco. Pertanto benvengano iniziative come queste. Ecco, è arrivata un'altra a suo modo artista in trasmissione, che appunto è Silvia Scuffiabate, è arrivata un po' in ritardo insieme a Luca. Silvia è una cake designer, ci hai preparato qualcosa per oggi pomeriggio? In realtà avevo preparato una cosa, visto che siamo in un cinema. Scusa Silvia, tu hai ragione, però no, tu fossi arrivata prima al modo. Hai ragione. Potremmo scaricare le immagini, ora a questo punto. Hai ragione, ma mi era stato dato delle informazioni alternative. E niente, avevo preparato un qualcosa che riguardava Barbie e il cinema. Ma senza far vedere le immagini diventa un pochino complesso, per cui possiamo rimandare questa cosa. È difficile da spiegare a parole. Se non ti faccio vedere le immagini a parole, te le posso raccontare. Barbie interpreta e gli fanno interpretare numerosi film, da Via col vento a quelli più recenti come Hunger Games piuttosto che Twilight, tutta la saga. Ma se non te le faccio vedere. Ma sono film che usciranno, ovviamente, o no? No. Via col vento, insomma, no. È uscito già da tempo. Però le Barbie che viene rivestita e ritruccata come Via col vento, come Hunger Game. Non è che Barbie fa il film e interpreta solamente i personaggi. Con noi c'è anche un altro artista, è Marco D'Affra. Esperto, diciamo, di cinema, di settima arte. Se hai un'opinione su questo tema, poi andiamo sul tuo film. Sulle Barbie? No, sugli acquerelli. Stavo preoccupato. No. Sente, sì. No, io ammiro, apprezzo e stimo tutte le forme d'arte. L'arte è il sale della vita. Direi senza arte si mangia, si beve, si dorme e poi è finita lì.
Quindi l'arte è indispensabile, è cultura, cultura che si tramanda, cultura che si rinnova, quindi viva l'arte in tutte le sue forme. Tornerei a Giovanna e Sara, vi ispirate a qualcuno in maniera particolare per questo tipo di arte? No, prendiamo spunto principalmente dalla natura, in effetti, e quindi cerchiamo di catturare la bellezza della natura, in questo caso dei fiori, e di trasmetterla poi su un foglio di carta. Ma voglio fare una domanda io, siccome sono arrivato in ritardo, ma le fate insieme queste cose? Le facciamo, diciamo, ognuno per conto nostro, però lo stile si assomiglia molto e quindi abbiamo deciso di fare la mostra insieme. Ecco, se no non capivo. Sì, sì, sì. Avete in programma altre esposizioni? Ma Liberarte ha organizzato una mostra collettiva a Villa San Lorenzo per dal 18 di dicembre, e nella quale porteremo però un quadro per uno, perché tutti gli associati appunto possono portare un'opera, e quindi lì porteremo un'opera per uno. Però è una mostra collettiva. Una collettiva tutta sugli acquerelli? No. Liberarte, poi ognuno si esprime come può esprimere quello che vuole. Allora quasi posso portare io i miei quadri con i capelli? E io se sei iscritto a Liberarte. No, che quadro? No, io faccio quadri con capelli umani. Se mi portate un sacchettino vi faccio un quadro. Perfetto. È l'unico al mondo che riutilizza il capello. Oltre bastone. È una tecnica molto particolare. È una tecnica particolare, ma sono l'unico al mondo che fa questa cosa. Sì. E che cosa raffiguri? Astrattismo, io vengo da scuola d'astratti, mio padre era preside al liceo artistico, è stato preside al liceo artistico per tutta una vita, ho frequentato soltanto contemporanei, professori che facevano, cioè un po' professori che facevano un po' di tutto, però diciamo nella corrente di mio padre era l'astratto, per cui i quadri miei con i capelli sono astratti, anche perché poi obiettivamente fare figurativo con i capelli comincia a diventare difficile, e siccome i contemporanei, gli artisti contemporanei astratti devono far virtù delle proprie caratteristiche, per cui facciamo del contemporaneo. Se potete spegnere i telefoni cellulari, grazie, perché non si può più viaggiare con telefono acceso. Chi l'ha detto? Io lo dico. Un bisogno urbano, no, perché non fate arrabbiare Bob. Sì, ma io a me non te non ce l'hai acceso? No, ce l'ho acceso, ma non mi funziona. Ti ringrazio, scusami, ma se no ci sono tutti i disturbi tutte le volte. Non è il caso. Vabbè. Nei disturbi televisivi funzionano. Vabbè, allora si spenge subito. Grazie. Ma perché proprio i capelli, Luca? Com'è? Perché hai scelto proprio i capelli per le tue tecniche? Perché proprio i capelli? Allora, sì. Prima di tutto, i capelli, io mi sono inventato, diciamo, una scheda anche certificato dove chi mi dà il capello gli rimane la scheda, poi il capello è il DNA, il capello, ora qui fortunatamente ce l'abbiamo tutti, ce l'hanno, si potrebbero anche innervosire, però il capello è una roba che, per dire, in Oriente ha un'importanza anche sacra. Gli indiani la usavano in una certa maniera, cioè, insomma, al capello c'è legato tutto un emisfero magico. Anche Nietzsche parlava di capelli legati all'immaginario, che si collegano alle realtà immaginarie dalla testa, un collegamento con l'esterno. Però, insomma, a parte queste filosofie, mi piaceva l'idea che il capello, insomma, è l'unica parte umana che si può, è stato fatto anche merda d'autore. Però diciamo che il capello in qualche maniera si può lavorare, insomma, è sempre un po' trash. Io ho fatto una mostra alla mostra dell'artigianato su questa cosa qui. E ho fatto il catalogo e le signore che venivano lì a guardare questi quadri un po' rimanevano un po' schifate, perché insomma il capello dava un po' quest'idea un po' strana. E, però il problema è che mi prendevano il catalogo con la mano, pensando che dentro il catalogo ci fossero i capelli, cioè lo tenevano così, no? Come se, insomma, quella è una roba. Però più che per i quadri con i capelli, te sei famoso, diciamo così, per i bastoni. I bastoni. Ecco, sì, spiegalo, visto che non tutti... Sono 4 anni che sto cercando di... Sto cercando... Allora, i bastoni... Ecco, che cos'è quello? Allora, spiegalo, ormai, che non tutti lo sanno. Questo è un'altra mia caratteristica, diciamo, anche qui sono l'unico al mondo, perché io totalizzo unicità a livello mondiale, che fa bastoni contemporanei da passeggio.
quello di 500. E quello che cosa? No, questa è una mazza da, è una mazza da baseball. Ah, ah sì. Ci ho messo una pallina in cima. E questo qui è un arredo bagno, perché sono capitato in un fallimento di un'azienda di bagni. E allora mi hanno regalato tutti questi oggetti e li ho riaggregati insieme. Però insomma, io ce n'ho più di 500, li faccio con tutto, insomma. E quindi un po' più sono tutti telefoni, particolari, ma quelli un po' più sono tutti particolari quei bastoni, ma quelli un po' più bizzarri quali sono? Recentemente ho visto che ne avevi uno con un microfono. Sì, quelli con i microfoni, perché io faccio anche animazione notturna nelle discoteche di Firenze. E quello del microfono mi fa, insomma, mi fa parecchio gioco, insomma, quando sono sul cubetto mostro il microfono, la gente si esalta, insomma, sono lo scettro dell'esaltazione, ecco. Giovanna, Sara, siete rimaste un po' sorprese o cosa ne pensate di questa tecnica tutta particolare? Molto molto particolare, non rimarrei schifata, ecco, cioè, a vedere le sue opere, penso di no. A livello... Sono rimasta molto colpita quando è entrato però dal bastone. Sì. No, allora diciamo che il bastone è quello che mi caratterizza di più, anche perché io ci vado poi in giro, sono l'architetto del bastone, all'inizio mi era nata come una forma di comunicazione basta. Cioè ho fatto il primo con il cellulare, sono andato a Milano, all'inizio come architetto a Milano non mi considerava nessuno, con il bastone hanno iniziato tutti a considerarmi, ah, c'è allora c'è il bastone, c'è quello. Per cui a quel punto mi sono reso conto che forse mi ero inventato una nicchia, una forma d'arte particolare. Poi da lì ho conosciuto dei collezionisti di bastoni da passeggio d'antiquariato. E allora mi hanno detto insisti perché sei l'unico, mi hanno detto loro che sono l'unico al mondo, non è che mi sono incensato io. E mi hanno invitato a Parigi, dove ho fatto un'esposizione a Parigi, poi diciamo che in Italia non se ne vende nemmeno uno, ma in Italia l'arte ormai non si vende più, perché l'arte, come dicevi te, è il sale della vita, ma in Italia si mangia sciocco. Però sicché dicevo, lì allora ho conosciuto dei collezionisti a livello internazionale e qualche cosa ho venduto anche lì, però insomma no, è una cosa che se si vende bene, perché non ci fa schifo, però è una forma d'arte, una passione, e la cosa ha cominciato poi a prendere piede. Ho fatto bastoni per degli eventi a Firenze, anche non so, per la Jaguar, per la Mercedes, ho cominciato a farli un po' per tutti, perché si è diramata questa cosa. Poi la mostra d'artigianato mi ha fatto fare una personale all'interno della mostra d'artigianato, mi hanno chiamato a Marrakesh come rappresentante del Made in Italy con i bastoni da passeggio alla festa della Repubblica Italiana. Insomma, diciamo che era partita come comunicazione e rimane tuttora una forma di comunicazione per me, perché poi a Marrakesh io chiaramente mi sono fatto conoscere come architetto, poi non solo come bastonaio, perché se mi faccio conoscere come bastonaio si rischia di rimanere bastonaio, però questo mi serve anche per farmi conoscere come architetto. Però ma Luca, scusami, hai parlato della situazione, diciamo, dell'arte che si mangia sciocco. Ecco, perché? E lo chiederei anche a tutti, non solo a te, ma perché è così in difficoltà la situazione dell'arte in Italia, a differenza di altri paesi? Anche a un discorso di economia generale, chi è che compra più quadri? Ma magari c'è tanta gente, avrebbe anche la sensibilità per poterla comprare, ma se mancano i soldi poi... è difficile poter comprare. Sì, non è solo una questione economica, cioè in Italia direi proprio il problema della meritocrazia, che a tutti i livelli, arte compresa, non viene riconosciuta, non viene valutata. Altri? Vi racconto una cosa che a me ha fatto aprire gli occhi e capire abbastanza bene questo concetto italiano, più che dell'arte, della cultura, del valore intrinseco della cultura. Qualche anno fa a Bruxelles per lavoro, quando l'allora ministro Tremonti disse la famosa frase che con la cultura non si mangia, non so se vi ricordate, ci fu una grossa polemica, e io in quei giorni ero per ragioni professionali a Bruxelles, e la sera a tavola proprio con degli amici che lavoravano chiaramente alla comunità europea, ero con un olandese proprio accanto a me, alla mia sinistra, e parlavamo di questa cosa del ministro, e a un certo punto io gli
chiaramente nessuno è d'accordo con il ministro Tremonti, sia ben chiaro, però a un certo punto io usai il verbo, sai, la cultura da noi costa tanto, e, io e lui mi fece notare, questo olandese, che in modo intelligente dice, ma perché quando parli di cultura usi il verbo costare? Quando si parla di cultura da noi in Olanda si usa il verbo investire. Ecco, io credo che questo sia, sembra una frase così, ma invece credo sia proprio una mentalità. Nel capire come la cultura, l'arte sono forme di investimento che migliorano la società. Io ho fatto il delegato alla cultura per il Comune di Sesto per 5 anni e credo, e dicevo una cosa, io credo che un paese senza cultura è un paese senza futuro, è un paese destinato a consumarsi, a morire, esatto. E finché non si capisce questo, io credo che questo sia un passaggio culturale difficile. Perché noi sa tante cose, sa un grossissimo, noi siamo quelli che si fa crollare Pompei, ecco. Okay. Io credo che quando crolla Pompei un problema si dovrebbe porre, ecco, un valore inestimabile, storico, archeologico, culturale e aggiungo io anche di sviluppo economico, perché con la cultura si fa anche sviluppo del territorio, si fa anche economia, si fa turismo. Ecco, noi siamo così. E molti altri paesi con ottiche diverse, magari possedendo meno patrimonio, avendo un patrimonio forse più scarso, riescono a capire e a valorizzare i propri beni culturali e artistici. Tra l'altro la difficoltà della cultura ce l'abbiamo anche un po' più a Sesto, mi viene in mente per esempio la situazione del Museo di Doccia. Il Museo di Doccia è uno dei patrimoni appunto di Sesto Fiorentino che però è chiuso da maggio, insomma da moltissimi mesi, e a tal proposito Sesto TV e Daniele in particolare sta portando avanti una campagna, diciamo così, per cercare di far riaprire questo bel museo, che è appunto un patrimonio di Sesto, e ora mando anche dei video con la campagna di Sesto TV, cioè come se ne esce fuori? Questa innanzitutto è una battaglia giustissima che Sesto TV fa bene a portare avanti, e non solo Sesto TV ma tutti i sestesi, i toscani, gli italiani dovrebbero portare avanti, perché il Museo di Doccia è un patrimonio veramente dell'umanità, perché rappresenta non solo la produzione artistica ma la storia di un territorio, l'eccellenza culturale della ceramica, della porcellana, di tutto ciò che ha fatto la Richard Ginori in questi secoli, dal 1735 ad oggi. Anche quello è un problema che bisogna cercare di risolvere con lo sforzo economico, con lo sforzo delle istituzioni, con la sinergia pubblico-privato, perché anche lì se non ci si mette tutti insieme a cercare, in questa fase di grave crisi economica in cui la contrazione finanziaria è a livelli altissimi, se non ci si mette tutti insieme a far sì che 2 più 2 faccia 5, ecco, io credo che sia difficile. La battaglia va fatta, non bisogna arrendersi, ecco, io credo che Sesto TV faccia benissimo, perché mai dire mai, e se si molla siamo perduti. Credo che, spero che a breve la situazione possa migliorare, la volontà dell'azienda Gucci, che è l'attuale proprietaria della Richard Ginori, e anche delle varie istituzioni, credo sia veramente di riaprirlo nel minor periodo possibile. Giovanna, Sara, avete qualcosa da dire a riguardo, non solo sul Museo di Doccia, ma sulla situazione dell'arte in Italia, visto che voi siete un po' in questo campo, un po' tanto. Sì, credo anche che parta un po' anche dalla scuola, che anche nella scuola un po' l'arte viene un po' considerata poco, quindi invece se gli studenti, anche agli studenti fossero fatti partecipi più di mostre, anche con le materie più artistiche, invece vengono proprio considerate pochissimo nella scuola. E quindi forse il decadimento parte un po' anche da lì. Io ricordo di essere stata al Museo Doccia alle scuole medie, e ora sapere che è chiuso. Anch'io quando ero più piccolo. È una tristezza, veramente, è una perdita immane. Io il museo l'ho visitato di recente, poco prima che chiudesse, effettivamente era un po' triste perché non c'era neanche un visitatore. E quindi penso che anche il territorio di Sesto non... La
trascuri un pochino i suoi gioielli. Io non è solo un problema di sesso, sì. Però il museo resta un po' fuori anche dai circuiti culturali e turistici. Sì, i turisti che vengono a Firenze di solito non arrivano a Sesto. Io avrei una soluzione un pochino più estemporanea su questa cosa, cioè secondo me bisogna movimentare anche questi musei, perché sennò alla fine diventa la solita cosa che i ragazzi giovani non vanno al museo perché non ce li porta la scuola, però si stanno abituando a una cultura talmente vorticosa che andare a vedere i soliti musei nella stessa maniera, cioè bisogna comunque secondo me movimentare un po', stimolarli un po'. E io in proposito ho scritto insieme alla Silvia, abbiamo scritto una commedia che si svolge agli Uffizi, dove è un po' sul tema del Una notte al museo, quel film hanno fatto americano, però lì vabbè, è una cosa più per ragazzi. Gli oggetti degli Uffizi scendano nel salone del Cinquecento di notte, e allora tutte le opere d'arte scendono, allora lì ci sono, ed è sparita la Venere, non si sa dove sia andata, però i tre Davide sono tutti innamorati della Venere, si ritrovano tutti lì a un after hour, perché io naturalmente venendo dalle animazioni ho dovuto mischiare anche un po' di discoteca. Si indagano tutti su dove sia sparita la Venere, alla fine insomma i Davide sono proverbiali a Firenze, che hanno una particolarità un po' ridotta, no? Lì in treno riescono a farne uno, e la Venere all'ultimo si scopre che è scappata con un bronzo di Riace quando è venuto a fare l'esposizione a Firenze all'opificio delle pietre dure. Niente, però poi in questa commedia un po' ironica, ci sono dei chiari, ci sono tutti, c'è il porcellino che viene seguito da Bacco perché Bacco fa il catering, però in questa opera insomma un po' si bislacca, ci sono dei riferimenti al culturale, di quelle opere parlano dei loro, di chi li ha fatti, si lamentano di essere fatti, insomma diciamo che in questa commedia si parla anche di cose serie pur avendo un tema un po' erotico e simpatico, diciamo. Silvia, se vuoi dire qualcosa? No. Ha già esposto più che ampiamente il tema di una notte al museo. È terrorizzata in realtà la commedia in realtà si chiama E Firenze dorme, quindi mentre Firenze dorme Fiorentini Ignali se la dormano. No, funziona. E quindi non, insomma, mentre i fiorentini dormono agli Uffizi succede di tutto, questo è indubbio. Per cui si potrebbe far animare il museo di doccia e tutte le piastrelle. Sarebbe una roba. No, questa è una buona idea. No, indubbiamente far sì che i musei italiani diventino maggiormente amichevoli, friendly, come dicono in Inghilterra, questo sarebbe importante, perché forse la nostra cultura per abbondanza, sia ben chiaro, non per altro, però indubbiamente è talvolta datata. Far sì che i musei vengano anche animati con momenti ludici, con momenti di cultura magari diversa, non solo espositiva, ecco, io forse potrebbe essere veramente un'idea per avvicinare il pubblico più giovane ai musei. Ora, noi abbiamo musei, sinceramente, specialmente a Firenze, che non hanno bisogno di queste cose, perché gli Uffizi sono uno dei musei più frequentati del mondo, insomma, ecco, sicché credo, se si leva il Louvre, il British Museum, il Prado, l'Ermitage, ecco, io credo che se si leva nei primi cinque, ecco. Però, ecco, i musei magari meno importanti, i musei magari più di nicchia, fare un lavoro
per usare un termine moderno, diciamo, di marketing, ecco, io credo sia una cosa intelligente, una cosa per coinvolgere le scuole, per coinvolgere i giovani, per coinvolgere, ma anche con rappresentazioni teatrali, sia ben chiaro, per far sì che il museo si apra non solo alla cultura trasmessa in modo nozionistico con l'osservazione, ma anche con trasmettere i saperi in modo con uno spettacolo teatrale, con un concerto e qualche altra cosa. Agli Uffizi Marcello Lazzarini con la Compagnia delle Seggiole hanno fatto diverse performance interessantissime, tra l'altro la scenografia che ti trovi intorno è abbagliante. Pensavo esattamente a quello. E forse anche quello Ginori. Visto che siamo a parlare d'arte e nell'arte in generale c'è anche il cinema, io ora mi sposterei a Marco D'Afra, che è appunto il regista di Usce Bottega. Ora, prima di dare la parola a Marco D'Afra, io farei vedere il trailer del suo film Usce Bottega. Un secondo. Ci sei, Sergio? L'audio, ricordatelo. Vedrai, deve essere successo qualcosa di grosso. E più non vi mandare. Ambulanza! Dove mi portate? In piazza San Salvo. Un momento. Per che cosa, scusi? È la festa, è la San Giovanni. Qui che dire? E lo dice il tuttologo. Il divieto. Bisognerebbe tutti lo piccarsi in cervello. Ma le armi e l'esercito sono indispensabili per portare la pace e la democrazia nei paesi sottosviluppati. Sì, allora te tu le metti lì. E te pensi che gli basti cambiarsi la maglietta perché lo riconosco? Vabbè. E naturalmente, grazie a lui, il gentil terremoto, che con l'amabile suo moto tremarono le case fatte. Ce ne vorrebbe uno al giorno, ma purtroppo. Senza l'economia si va poco lontano. Fondamentalmente il problema sta nel fatto che non siamo più ai tempi del Marchese de Coubertin, in cui si giocava per sport e per piacere. Ora ci sono interessi, stress, politiche. Allora se la sei fermata, perché non tu ci ritorni? Ormai tu sei una star. Chiarucci, cavallo pazzo, numero 11. Antonioni, capitano, numero 10. Benedetto. Tutti i calciatori e questa trasmissione. Ve l'ho dato Gesù Cristo, sempre si tratta. Vecchietto, Robertina, quando vengo con Sate lo può vedere io il vecchietto. Ma lei è proprio un bel giovanotto. Noi ci aspettavamo un nonnino. Siamo tutti con lei, mi raccomando. Queste non sono le solite parole al vento, ma saranno fatti e fatti con quello. Bravo, bravo, bravo. Io sono Lapo Orsini. Vediamo un documento. Vai, siete già in onda. Vai. Eccoci. Trailer di Usce Bottega, a te la parola, Marco. Ah, poi abbiamo un altro Marco Conti. Allora sì, abbiamo qui anche Marco Conti che ci ospita gentilmente nella sua sala, nell'atrio del Cinema Grotta. Salve. Io sono onoratissimo di essere nuovamente al Grotta e più che altro dopo un anno che siamo al cinema ancora siamo nelle sale. Qui il cartellone, ecco, nella locandina. Ciao. Eccoci qua. Allora, il nostro film Usce Bottega è un anticine panettone per eccellenza. Beh, dopo un anno, mese di dicembre, siamo in contrapposizione, in concorrenza ai grandi film cinepanettoni. È una bella lotta. Grande orgoglio, una bella lotta. Per noi è una grande felicità. Riportiamo gente al cinema a vedere film, fra virgolette, intelligenti, anziché banali, stupidi e superficiali che non servono a niente. Quando ci sarà la proiezione, facciamo la Marco, niente, perché ci deve la pubblicità al cinema panettone delle feste che sarà in concorrenza, ecco, giustamente questa tagliala. No. Parliamo dell'Hobbit che uscirà il prossimo 17 dicembre. Niente, quello che vogliamo proporre quest'anno sarà una maratona cinematografica il 17. E niente, proporremo, è una cosa, l'abbiamo indirizzata ai ragazzi, ma anche giovani, meno giovani, chiunque può venire, insomma. L'idea è quella di proporre tutta la trilogia, una maratona che partirà il pomeriggio alle 15.30, e chi sarà così bravo e coraggioso avrà l'occasione di vedere tutti e tre i film, che sono circa 3 ore l'uno, 3x3, 9. L'Hobbit, sta parlando dell'Hobbit, e il 17 esce la battaglia delle 5 armate. Comunque alle 15.30 facciamo il viaggio inaspettato, alle 18.30 la desolazione di Smaug,
e alle 21.30 è nuovo la battaglia delle cinque armate. Questa sarà una festa per i ragazzi, avremo organizzeremo un aperitivo a tema, poi abbiamo pensato insomma di alcune piccole cose insomma da per divertirci insieme. E ci piace premiare i ragazzi, tutti coloro che verranno vestiti a tema per il giorno, insomma, niente, gli regaleremo un biglietto omaggio, ma premiamo anche i bravi ragazzi che avranno preso cura alla lettura del libro, quindi tutti coloro che si presenteranno con il libro sotto braccio, che ci dimostreranno di averlo letto, perlomeno ci devono dire... No, le prime tre pagine, insomma, perlomeno gli regaleremo un biglietto omaggio che potranno utilizzare quando vogliono, insomma, nel corso della stagione. Quindi questo per i nostri ragazzi. Niente, era questo l'annuncio in concorrenza a... Ecco, sì. Ma tanto sono due giorni diversi, potete vedere tutte e due, sia... No, Generi diverse, sì. Non ho detto che qui al Grotta noi ci saremo mercoledì. Ecco, infatti, mercoledì 10. 10 dicembre alle ore... Alle 21.15. Alle ore 21.15 l'orario. Io ci sarò insieme a qualche attore a presentare il film, quindi venite, partecipate numerosi. Chi ci sarà di attore, lo sai già? No, è sempre una sorpresa, perché gli attori sono tantissimi, abbiamo già fatto una montagna di presentazioni, per cui dipende, non lo so, all'ultimo momento chi si affaccerà. Spiegaci un po' la trama. Allora, Usci Bottega è la parodia di Porta a Porta, quindi è una commedia satirica essenzialmente. C'è questo vecchio che vede la trasmissione che parlano del il Bruno Vespa, la situazione interpretato da Antonio Petrocelli, che parla e si vanta dell'audience raggiunta per la trasmissione sul terremoto. Quindi questo vecchio si infervora e scrive una lettera alla RAI chiedendo di essere invitato per poter parlare in trasmissione. Perché sennò... La RAI accetta la sfida e quindi questo anziano andrà in trasmissione. Lì non si può raccontare gli sviluppi, qualcosa ci si può immaginare. Torna a Firenze e viene invitato dal Papa, perché il Papa ha visto la trasmissione e ha detto: questo personaggio mi piace. E chi è il Papa? Il Papa è il grandissimo Carlo Monni, la sua ultima interpretazione nel cinema, nel lungometraggio cinematografico. E peraltro Margherita Carlo Monni fa il Papa, all'epoca c'era Papa Ratzinger, fa un Papa che ha assomigliato tutto a Papa Francesco, sei mesi prima dell'arrivo di Papa Francesco. Quindi anche questa è una curiosità interessante. Il suo segretario Cristiano Militello l'avete anche visto nel trailer. E penso di sì, niente, poi ritorna a Firenze, il film conclude con un lezzingherante un po' alla Amici Miei, volutamente perché nonostante ci siano molti punti nel film, molti messaggi che fanno riflettere, voglio che il pubblico esca sorridendo, ridendo, poi c'è tutta la settimana per pensare. Ti dirò, ma intanto diamo divertimento e che la gente esca soddisfatta e contenta dalla serata passata al cinema. Perché ci sono Monicelli, in effetti c'è un po' di Amici Miei in Usce Bottega. Qui trovi i miei maestri, Mario Monicelli, Alessandro Benvenuti, Francesco Nuti, e quindi si trovano, non ho inventato una nuova comicità, nuove battute, ma la pubblicità è quella. Ti sei appunto ispirato a questi film che hai citato? Certo. Che hai trovato delle difficoltà nel girare il film? Se sì, quali? Difficoltà per chi non è dentro non se ne rende conto. Realizzare un film è un'opera veramente colossale. Alla fin fine a noi ci è andata benissimo, un po' di fortuna, tanta energia e passione. La difficoltà grossa invece è la distribuzione, perché nonostante sia un bel film, completo, piace, l'ho portato a Roma, l'ho portato al DAMS, applausi, complimenti dappertutto, la prossima settimana sarò anche a Bologna, nonostante il pubblico lo voglia, lo applauda, lo acclama, non c'è una distribuzione perché non veniamo da una grande major e quindi siamo fuori dai giochi. Quindi sono io che busso alle varie sale una per una, per favore mi prenderesti, e così va avanti il film e finalmente si può riuscire a vedere il film. Però la difficoltà è veramente grossa, e questo anche rispetto a quello che si toccava prima, d'argomento dell'arte e della meritocrazia. Noi abbiamo le film commission in tutta Italia, ogni regione c'ha la sua. Per antonomasia sappiamo che Piemonte e Puglia sono quelle che funzionano al meglio, e ogni anno aumentano gli investimenti dei capitali perché vedono che la cosa gli funziona e rende. Qui in Toscana siamo un pochino indietro. Toscana Film Commission, svegliatevi per favore. La critica ha risposto bene? Allora, la critica, io sono ancora in attesa di qualche critica interessante, perché sono stati giornalisti che hanno fatto
dei complimenti per degli aspetti, delle critiche per altre, ma una critica completa l'ho più avuta dai ragazzi del DAMS, che erano quasi 200 ragazzi già a Roma, ragazzi che studiano e quindi conoscono il linguaggio, la materia, vedono tutti i deficit, tutti i difetti eventuali. E ancora da dei giornalisti quotati mi manca, io spero che prima o poi arriverà, nonostante articoli, se guardate sul sito internet uscebottega.info ci sono decine e decine di articoli, però proprio una critica, non so, mi è piaciuto Franco Mariani che ha detto il Corriere Fiorentino questo film entrerà a far parte della sarà una pietra miliare del cinema fiorentino, lo ringrazio molto. Al Consiglio regionale della Toscana abbiamo presentato il film lì, Eugenio Gianni ha fatto un discorso bellissimo proprio incentivando questo nuovo cinema che si rifà su un cinema d'altri tempi, il cinema in bianco e nero praticamente, rispetto al linguaggio di oggi, dove oggi vogliamo la violenza, vogliamo le emozioni forti, zombie, stupri, sangue. Ecco, no, torniamo a un linguaggio sano, intelligente, educativo. Il film deve essere un momento per passare una serata insieme con gli amici e con la famiglia, per me anche imparando qualcosa, divertendosi e imparando qualcosa. Non è per forza obbligatorio divertirsi, si può anche piangere, però non vedo la necessità di avere queste emozioni esagerate per poi ritrovarsi il giorno dopo a non dormire la notte. Non so dove sono i vantaggi. È stato l'ultimo film di Carlo Moni, ci spieghi un po' lui com'è, che persona è e perché hai deciso di fargli fare il Papa, se è una sorta di contraddizione con la sua personalità. Volutamente, il personaggio riconosciuto come il più grande bestemmiatore d'Italia, gli ho voluto far fare il ruolo in antitesi, che è il meno bestemmiatore del mondo, ovviamente il Papa. Con Carlo ero molto amico da tanti anni ed era una persona deliziosa, credo forse proprio per l'amicizia con me abbia accettato questo ruolo, non so se a pagamento l'avrebbe fatto, perché Carlo era fra virgolette un puro che ha rifiutato migliaia di lavori perché non gli interessavano. E niente, il perché apposta per la contrapposizione e questa, se vuoi, un po' la comicità rubata ad Alessandro Benvenuti, perché lui usa queste forme. Gli ospiti vogliono dire qualcosa sul film? No, Giovanni, non avendolo visto non posso esprimermi, però dico una cosa, le parole del regista mi colpiscono, perché è vero, il cinema di oggi, non tutto, sia ben chiaro, perché generalizzare è sempre banale, però gran parte del cinema di oggi si basa sugli effetti speciali, si basa su ciò che catalizza l'attenzione, come la violenza, come altre forme, il sesso. Ecco, io credo che fare il cinema in modo più genuino, più spontaneo, che ripercorre anche storie del nostro territorio, realtà sociali, economiche, culturali del nostro territorio, sia una grande ricchezza. Mi veniva in mente il famoso film di ormai una ventina di anni fa del Pieraccioni, Il Ciclone, che nasce con uno spirito, e se ricordo bene alcune parole del Ciclone le ho ritrovate nelle parole del regista, perché mi è piaciuto questo uscire dal cinema ridendo ma anche imparando. Ecco, io credo che sia una forma intelligente di far cinema e pertanto credo che sia un modo veramente di far cultura, una cultura che avvicina la gente con le famiglie, con i giovani, che ti fa sorridere e ti fa imparare. E pochi film ora purtroppo fanno imparare, mi viene da dire. No, il cinema, io sono appassionato. Non tutti, di cinema, non e, tutti e chiaramente i film. Il cinema, secondo me, è una grande ricchezza, una forma artistica delle più importanti. Ci sono dei film che mi hanno arricchito, come L'Infinito dei Leopardi, cioè nel senso che la poesia dell'Infinito dei Leopardi ti arricchisce, ma ci sono dei film che ti arricchiscono allo stesso modo. E pertanto il cinema è una forma di arte, di espressione artistica di grande valore, che è cresciuta negli anni, che è cresciuta dal cinema muto fino agli effetti speciali. Però ecco, io credo che, come sempre, tra il bianco e il nero ci sono 26 sfumature di grigio, e pertanto essere manicheo in queste cose è sbagliato, e un approccio serio che punta veramente sulla qualità, sullo stare insieme, sul sorridere, sull'imparare, credo sia un modo importante. Poi è vero, il cinema è soggettivo, dipende dai gusti, dipende dalle disponibilità economiche di budget, dipende dai produttori che investono, cioè il mondo del cinema
è un mondo variegato, ecco, però io credo l'esperienza come queste siano esperienze che ci rendono migliori, ci rendono più ricchi davvero. Luca, quindi venite al cinema. Senz'altro. Luca, Silvia, volete dire qualcosa su Chebotté e anche sul vostro rapporto, no, allora, con il mondo del cinema? Io non l'ho visto, per cui vengo bastonato. Ecco, ecco. Ma però mercoledì verrò a vedere Uscia Bottega, insomma. Ecco, no, poi il discorso è quello, insomma, anche il cinema è una forma d'arte, come tutte le forme d'arte, cioè, dal bastone agli acquerelli, al design, alla musica, a tutte le forme d'arte ormai soffrono questa cosa qui. Oltretutto il cinema poi è stato frammentato in mille rigagnoli, perché ci sono le televisioni on demand, Skype, il streaming, cioè ormai cioè, adesso in qualità di architetti noi dobbiamo quasi pensare a una quinta stanza negli appartamenti, la stanza per vedere la televisione, non più il salotto, la cucina e la camera da letto, ma l'home theater in casa, perché il cinema sta un po'. L'idea di ritrovarsi con gli amici, fare la coda, andare al cinema a vedere un film e poi parlare fuori dall'uscita del cinema, come si faceva, insomma, discutere, arrabbiarsi, no, a me piaceva, a me non mi piaceva. Adesso è un po' stato, cioè, distrutto da una tecnologia che comunque ci ha invaso, e ormai siamo tutti succubi di questa tecnologia, che io infatti ho il telefono sempre acceso e mi guardo le serie TV su internet, cioè, la realtà è questa anche, cioè, è difficile poi, cioè, come diceva, è difficile promuovere questa cosa, bisogna fare il porta a porta, c'è un ritorno proprio, cioè, forse tra un pochino anche le major dovranno mettersi a fare il porta a porta. No, più che altro è che purtroppo anche il cinema è entrato nel consumismo, cioè oggi i film escono il giovedì e muoiono la domenica, se è un best seller dura 2-3 settimane ma poi scompare. Sì, sì, scompare. Prima avevamo prima, seconda, terza visione, certo, certo. Guarda, esatto. I film non morivano, non moriva mai, non moriva mai. Sì. Quindi sì, oggi c'è questa forma di consumismo, e dove un fiammifero si spegne, finita, mentre è una forma d'arte complessa, perché audiovisiva, quindi prende tutti gli ambiti, vuol dire, film, andrete a vederlo, c'è una colonna sonora bellissima con delle musiche di Narciso Parigi, quindi c'è anche la forma che completa il film, la musica, che è una fotografia che è eccellente, ma non si ferma lì, perché poi c'è la recitazione degli attori, quindi la storia del film, quindi è veramente complesso, ed è, per me, io la scelgo, l'ho scelta come forma d'arte per esprimermi e per, appunto, diciamo, mandare dei messaggi. Sì, devo dire qualcosa al riguardo? Io faccio parte della schiera di coloro che ancora non lo hanno visto. Mercoledì tutti. Prossima volta voglio altri ospiti, così non va. Ma in generale sul cinema, con piacere mentre passava, e ho riconosciuto Francesco Ciampi, con cui il Ciampino con cui abbiamo fatto teatro quando eravamo piccoli insieme. A è migliorato molto, e infatti sono, quindi sono, questo te l'ha detto, perché il prossimo può farlo. A maggior ragione verrò a vederlo, perché sono curiosa di vedere la crescita di Francesco, con cui valido. No, ma era già valido da piccino, t'assicuro. Quindi sì, venite al cinema, andate al cinema a vedere Uscia e Bottega. Ci saremo. Io posso dire che partiamo qui su Firenze il 9 al Cabiria di Scandicci, poi il 10 saremo, mercoledì 10 saremo qui al Grotta, aiuto, poi il 15, ora faccio una gaffa micidiale, il 15 saremo a Castello, se non sbaglio. Il 15 al Fulguro, chiedo scusa, mamma mia, sempre intorno alle 9, 8 e mezzo, informatevi in internet. Allora, il 15 al Fulguro, il 16 all'Adriano, il 17 a Castello e il 22 alla Sala S. Poi fuori dalla provincia di Firenze abbiamo date addirittura a Montaione il 25, 26 e 27 dicembre, l'ultimo dell'anno a San Donato. Stasera stessa siamo a Tavernello e Val di Pesa, infatti appena finita l'intervista io dovevo scappare su a presentare il film. Altri progetti in cantiere ne hai? Ci sono varie idee, vari progetti, no, progetti ancora no, varie idee,
diciamo uno più interessante dovrebbe essere legato a Firenze, che quest'anno dal 2015 si festeggerà l'anniversario Firenze Capitale d'Italia, sì. 150 anni. Quindi un progetto, se abbozzato, potrebbe essere quello. Tutto questo partirà comunque ad anno nuovo, perché io ancora sto accompagnando il mio bambino, il mio figlio, e lo devo accompagnare a accudire, quindi non ho veramente tempo per concentrarmi per altre cose. C'è anche Giancarlo Antonio, si vede anche Giancarlo Antonio. C'è anche Giancarlo Antonio. Come averlo sul set, averlo avuto sul set? Allora, carinissimo, gentilissimo. Purtroppo tutti mi avevano detto non farlo parlare, non farlo parlare, vedrete che nel film è una gag comica, ma lui non parla. Fatto sta che quando a settembre l'anno scorso abbiamo fatto la festa del film, prima dell'anteprima, al Piazzale Michelangelo c'era 600 persone, gli ho dato il microfono a Giancarlo e ho detto via su, di qualcosa anche te. È stato un quarto d'ora a parlare, per la prima volta in vita sua, per la prima volta in vita sua. Se qualcuno di voi era in Palazzo Vecchio per i suoi 60 anni nel Salone 500, anche lì ha preso il microfono e parlava, e tutti a dire che è successo, che è successo. Giancarlo, quindi riconvinci un po' il pubblico in pochi secondi perché bisogna venire a vedere questo film. Allora, mercoledì qui al Grotta e negli altri posti in altri giorni. Allora, facci lo consiglio, un breve perché spot in pochi secondi. Velocissimo, è un film che vale la pena di andare al cinema. Io non so, se vado a vedere 10 film, 3 li salvo e 7 li butto via. Da dire, ho speso 70 euro per vedere 3 film. Ecco, gli euro che spendete per vedere questo film sicuramente sono ben pagati. Mamme che alla fine dell'uscita del film, dopo la proiezione, mi ringraziano, perché il bambino magari ha imparato qualche cosa, e quindi è stato un film educativo e non certo diseducativo. Queste, diciamo, sono le cose fondamentali. Per quelli un po' più di età, non mancate, perché c'è tutti i vostri personaggi, da Narciso Parigi a Novello Novelli, Brunetto Salvini, grandi attori. Francesco che... Ciampi. No, però innamorata. Francesco ancora, gli manca ancora qualche decina d'anni. Comunque è un film che vale davvero la pena, vi ringraziamo, e poi siamo presenti in sala. Ah, cosa importante, se avete qualche cosa a dire ce lo potete dire in faccia, mentre se è un film americano non vi è piaciuto non potete dirlo a nessuno. A noi ce lo potete dire direttamente guardandoci negli occhi, sia i complimenti che le critiche, e sono entrambi ben accetti. Sergio, quanti minuti abbiamo? Che ho bisogno di saperlo. 7 minuti. Allora, 7 minuti. Allora, visto che stavamo parlando di cinema, mercoledì 3 dicembre qui al Grotta, introduco un tema, però bisognerà riparlarne un po' più calmo la prossima volta. C'è stata la proiezione di un film dal titolo Lei disse sì. È la storia di due trentenni fiorentini che per sposarsi sono dovute andare addirittura in Svezia. Io e Bob c'eravamo, abbiamo intervistato anche le due protagoniste, le avevamo invitate, però a causa dei loro impegni non sono potute venire oggi pomeriggio, e proveremo a portarle in trasmissione a gennaio. Ora è un film e poi ne parleremo meglio appunto con le protagoniste, che tratta il loro matrimonio e quindi un matrimonio di una coppia omosessuale. Volevo chiedere brevemente, perché abbiamo pochi minuti, cosa ne pensate, qual è la vostra opinione sul tema dei diritti civili, perché l'Italia è così indietro rispetto ad altri paesi, su questo tema appunto rispetto ad altri paesi. Poi ne parleremo anche con le due protagoniste, che ci spiegheranno anche la loro esperienza, il film che è partito dal loro blog. Non voglio rubare spazio agli altri, quindi velocissimo. Qui in Italia abbiamo il Vaticano. È la stessa cosa. Stiamo vedendo già oggi le difficoltà del grande rivoluzionario Papa Francesco, che sta ribaltando tutto, sta cambiando vertici, e la Chiesa lì arroccata che non vuole mollare. Come si fa a accettare l'omosessualità? Cioè, pensiamo tutta la pedofilia che c'è stata dentro la Chiesa, e che ne erano tutti a conoscenza, è stata tenuta all'oscuro, nascosta per 20 anni oltre. Quindi è dura. Io spero che comunque prima o poi si riesca a arrivare anche noi. Sarà un processo lento, ma prima o poi ci si farà. Se la farà anche la Chiesa. È un processo lento, L'Italia è un paese che ha un diritto lento. È un processo inevitabile, io credo che, a prescindere dalla Chiesa, dalle altre istituzioni, io credo sia proprio un fattore culturale. E molto probabilmente
i nostri rappresentanti a livello istituzionale sono meno pronti rispetto alle esigenze quotidiane della vita. È un processo che è partito, un processo che secondo me non si ferma ormai, proprio nell'ottica dell'Unione Europea, nell'ottica che i paesi a noi vicini, la Germania, la Francia, che sono i nostri cugini in politica, in economia sono qualcosa di più, diciamo che ormai si fa parte in un progetto geopolitico ampio. E chiaramente arriveremo, non so quando, perché molto probabilmente i retaggi culturali nostri sono più pesanti, però è una cosa che deve essere affrontata, che deve essere regolamentata e che senz'altro la qualità di un paese si vede anche dalla garanzia dei diritti civili. Giovanna e Sara, avete qualcosa da dire a riguardo? Ma no, anch'io esprimo la stessa opinione. Finché in Italia non cambierà la situazione, non cambieranno le idee, diciamo, anche del Vaticano, che quindi non manca. La religione è molto radicata in Italia, quindi finché certe situazioni e certe idee non cambieranno a livello del Vaticano e che trasmetteranno delle idee diverse, credo che quindi non manca a lungo e il cambiamento sarà molto molto lento. Non manca solo legge, ma manca anche la volontà. Esatto. No, io pensate alla cattolicissima Spagna, che è esatto. Più cattolica di esatto. Ce l'ha già. Esatto. Non credo ci sarà in Vaticano. Io credo sia un bisogno proprio culturale, di mentalità, di forma mentis. I latini avrebbero definito la forma mentis. Ecco, io credo sia la forma mentis italiana è tendenzialmente conservatrice. E credo che questo si veda in tante cose, non si vede solo nei diritti civili, cioè secondo me si vede in tanti micro spaccati della nostra società. Però ecco, la cosa che mi sento di dire che è un processo iniziato, che secondo me quando si parte prima o poi si arriva, non so quando, ma io credo che in tempi neanche lunghissimi, perché vi ripeto, paesi che fanno parte della comunità europea ce l'hanno già e regolamentano già, cioè ci sono matrimoni che vengono registrati all'estero, insomma è una cosa che è già partita culturalmente parlando. Massimo, te che sei stato amministratore, cioè, le amministrazioni possono fare qualcosa, possono dare una spinta? Chiaramente la normativa che riguarda il contratto di matrimonio è una normativa nazionale, quindi le amministrazioni locali non hanno nessuna potestà legislativa a poter regolamentare tale fattispecie. E pertanto, come abbiamo visto nelle settimane passate, che alcuni comuni hanno istituito l'albo, hanno fatto le registrazioni, però forzando la normativa vigente. Infatti in altre realtà la prefettura, nel rispetto della legge, ha fatto modificare ciò che era stato fatto. Finché la normativa nazionale non prenderà una posizione netta, e chiaramente deve essere il Parlamento italiano con la normativa nazionale, non si può pensare di sovvertire a livello amministrativo locale le regole nazionali, cioè con le leggi. Silvia? Comunque noi ospiti siamo tutti a favore, e questo è importante. Silvia, Luca? No, io che dire, la domanda ha fatto te, come mai in Svezia sono arrivati prima, forse che c'è l'aria più fresca. Era la Spagna. No, aveva detto la Svezia, te avevi detto. Quelli, si sono sposati in Svezia. Si sono sposati nel film, si sono sposati in Svezia, forse per quello. Ecco. Però insomma diciamo... Diciamo che siamo d'accordo tutti su questa cosa qui, poi bisogna vedere, adesso credo a livello politico ci sono delle altre priorità. Tra l'altro a livello politico ne ha parlato. Si fa anche male, eh? La gente arriva a fine mese. La gente non arriva a fine mese e nulla. Io tra l'altro ho fatto anche una canzone in relazione alla pedofilia del Vaticano che ancora non ho messo, ed è la canzone di Pollicino che viene... insomma, cioè io ho fatto queste canzoni sulle favole, per cui ho affrontato anche il tema della pedofilia del Vaticano, però non l'ho messa su YouTube perché ho paura che... E quando va su YouTube? Poi sulla testa. Quando va su YouTube? No, ora quando girerò il video, però non ho trovato gli abiti ancora, mi devo vestire giusto per interpretare la cosa. Sergio, quanti minuti abbiamo?
È finito? Sì, preciso. Allora, è finito. Allora, visto siamo alla fine, appunto ringrazio gli ospiti, Giovanna Cesarano, Sara Cirinè, Massimo Rollino, Marco D'Affra, Luca Bolognese, Mr. Gaut, Silvia Scuffiabati, poi accanto a me, Sergio Campostrini, regista, Bob Finelli alla telecamera. Poi ringrazio anche Marco Conti che è venuto in trasmissione, cosa che non ci aspettavamo, lo ringraziamo per la disponibilità. E visto siamo alla fine e visto che Marco Conti non ci può dire la programmazione del weekend, la dico io perché me la sono segnata sul mio blog, visto che mi faccio anche un po' di pubblicità, il blog è tuttosesto.altervista.org. E i film in programma sono i seguenti, allora Scemo e più Scemo 2, I pinguini di Madagascar, Scusate se esisto, Scemo 2. Ecco, al titolo di Scemo e più Scemo 2 Marco D'Affra è mani nei capelli per Marco D'Affra. Poi Magic in the Moonlight, il nuovo film di Woody Allen, poi Ogni maledetto Natale. E poi domenica 7 dicembre alle 17.30 ci sarà la proiezione dello spettacolo teatrale Fidelio in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Quindi tutte queste notizie sono scritte sul mio blog, lo ripeto, vi faccio un po' di pubblicità, scusate. tuttosesto.altervista.org. Ricordati di aggiungere Usce Bottega. E Usce Bottega chiaramente, mercoledì 10 dicembre alle 21.15. Quindi io ringrazio Marco Conti, ringrazio i nostri ospiti e vi diamo appuntamento la prossima settimana, venerdì 12 dicembre alla Bruschetta, nella Casa del Popolo di Colonnata, alle 5 in punto. Grazie a tutti. Grazie. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Del venerdì.